Partiranno a stretto giro i lavori per la risoluzione dell'annoso problema del dissesto idrogeologico in contrada Mezzanotte a Teramo. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari. Importo dei lavori oltre 2,5 milioni di euro che serviranno per mettere in sicurezza l'area. Va ricordato che in quella zona sono presenti, oltre a diverse abitazioni, anche delle aziende agricole. Il finanziamento era stato ottenuto, poi si era bloccato, l'abbiamo ripreso, abbiamo lavorato alacremente, c'è stata anche, diciamo, l'azione da parte della Regione che in qualche modo ha tentato di sollecitarci con un preavviso di commissariamento del finanziamento, ma che poi ovviamente ha dovuto ritirare. Nello stesso tempo tutte le procedure amministrative si sono concluse, la gara è stata aggiudicata, adesso c'è solamente la firma del contratto che purtroppo potremo fare sicuramente subito dopo l'approvazione del bilancio. Ci vorrà ancora qualche settimana, ma sono tutti pronti per poter iniziare questo importantissimo lavoro che renderà diciamo, alla frazione di Mezzanotte, darà una maggiore sicurezza rispetto a quello che è stato nel passato. L'intervento inserito nel piano triennale delle opere pubbliche è stato finanziato dal PORFERS Abruzzo 2014-2020. I lavori consisteranno in una serie di opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, quali la captazione delle acque superficiali e sistemi di drenaggio delle acque di superficie. L'intervento abbraccia un'ampia zona, si parte dalla zona di Case Taraschi per arrivare fino quasi al deposito della Tua, per cui gli interventi sono molteplici e sono tutti quanti finalizzati ovviamente ad evitare che il terreno superficiale possa franarsi e quindi possa continuare in quest'opera di scivolamento verso valle. Sicuramente è un inizio di un percorso perché ci vorranno ulteriori finanziamenti per poter fare tutte le opere che necessita quella zona che è stata urbanizzata e che in qualche modo vede il territorio continuamente in difficoltà perché le frane che ci sono ogni volta nel periodo invernale in particolare si ripresentano ogni anno e sono, diciamo, un problema anche per coloro che ci vivono.